Dopo una lunga giornata di lavoro, Mario si collega a internet per aggiornare i dati della sua impresa. Seduto comodamente alla scrivania, ripensa sorridendo a tutte le disavventure che ha affrontato in passato per iscrivere la sua impresa alla Camera di Commercio, all'INPS, all'INAIL e all'Agenzia delle Entrate. Mario ricorda che era pieno di entusiasmo quando prese con sé le carte necessarie per andare a iscrivere la sua azienda. Dopo aver dato uno sguardo alla mappa della città, decise di andare prima di tutto in Camera di Commercio. Era solo all'inizio del percorso e già si era fatto tardi. Prossima tappa, l'INPS. Ma nell'ora di punta trovare un parcheggio non è affatto semplice. Uscito dall'INPS, ripensando al traffico e al parcheggio, decise di andare all'INAIL in autobus. Che fatica! Il tragitto era lungo e l'autobus era affollato. Uscito dall'INAIL, pensò di andare a piedi fino all'Agenzia delle Entrate. Improvvisamente, pioggia e tuoni. Che fatica aprire un'impresa! Come sono cambiate le cose da allora? Mario si risveglia dai suoi pensieri e, ben contento di poter utilizzare Comunica, il nuovo sportello telematico, si collega a www.registroimprese.it e con un solo clic invia tutta la documentazione necessaria ad aggiornare la sua impresa. Comunica ti semplifica la vita. Collegandoti al sito www.registroimprese.it potrai iscrivere o modificare la tua impresa con un unico invio online alla Camera di Commercio, che inoltrerà a INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate le informazioni di loro competenza. Il tutto online, dovunque ci si trovi, anche oltre i normali orari di sportello, evitando code, perdite di tempo e sprechi di carta.